Eccoci qui, buongiorno Mattinoviani, c'è lei, Dalila Duello. Ciao Dalila! Buongiorno a tutti! Bentrovata qui a Mattina 9, anche oggi siamo prontissimi pubblico per preparare una delizia, una dolcezza. Ma quale dolcezza ci prepari oggi? Una dolcezza romantica perché me la chiedono spesso per le colazioni a Ah, casa. cioè le colazioni a casa ti chiedono di portare proprio a casa la colazione, perché oramai sta diventando un po', stai impazzando come moda l'idea, ecco, di farmi intendere a una persona di pensarla, appunto portandole direttamente a casa la colazione. Quindi immagino i fidanzatini, le fidanzatine, vero? Sì, i maschietti, le femminucce, per gli anniversari oppure per il compleanno del proprio fidanzato, compagno, marito, moglie, quel che sia. Buongiorno, buongiorno in Buongiorno. dolcezza, ma Sì. come si prepara? Magari facciamolo proprio noi in casa. Come si prepara questo buongiorno in Allora, se dolcezza? non volete portare il solito cornetto e cappuccino, noi vi proponiamo una versione del cappuccino un po' particolare, cioè trasformiamo il cappuccino in una torta. Quindi in Praticamente. realtà non c'è liquido all'interno? No, non c'è, è una tortina al gusto di cappuccino. Wow! Ovviamente potete farlo col decaffeinato se non amate, insomma, il caffè o non lo volete bere. Ora vediamo come farla. E soprattutto avrà la forma di una tazza, quelle americane che si chiamano mug, la Ah, tazza per il caffè, quella bianca dove si mette il sì. cappuccino da sporto grande. E quindi sembrerà una tazza portata su un piattino, su un vassoio, in una scatola, ma in realtà è una torta. Quindi buongiorno pubblico di Mattina 9, vi prepariamo appunto questa dolcezza per dedicarvi insomma il nostro affetto. Vediamo come si prepara questa mini tortina, detto che si chiama Chiamiamola mug cake. mug Mug cake, una mug cake. cake, Ok. perfetto. Allora, scegliamo se utilizzare del pan di Spagna bianco o nero, anche se vi sono avanzati dei plum cake, ad esempio, e non volete buttarli o non vi volete impegnare a fare un pan di Spagna che richiede con la cottura un po' più di tempo, potete anche comprarlo. Però, ripeto, in commercio anche delle tortine margherita, qualcosa che sia soffice, buono e comunque dal sapore abbastanza neutro, perché se andiamo a mettere una tortina al cioccolato, andiamo a coprire quello che è il sapore, diciamo, del cappuccino, che non è forte come il sapore del caffè perché lo andiamo, ma è più appunto latte caffè, Latte e caffè, sì, deve essere intendiamoci. Sì, leggermente un po' più dolce, un po' meno più, forte, un po' sì, più per un dolce delicato. risveglio. Quindi una volta che avete scelto che tipo di pan di Spagna utilizzare, se una tortina, un mottino, ripeto, un plum cake, lo tagliate di una dimensione che sia appunto quella di una tazza. Quindi potete usare proprio una tazza come riferimento e vi fate la Una formina, tazza mug, ok? quindi proprio quelle Sì, tazze il tazzone americane, classico che ormai poi usiamo tutti quanti a casa per prendere perché la caffè. tazza, quella diciamo della caffetteria, da cappuccino, nessuno ce l'ha a casa, quella bassa e larga. Usiamo tutti la tazza, quella intesa per il tè, ok? Quella cilindrica, bianca o colorata. Quindi Bene. prendiamo la misura dei nostri dischi e cominciamo a farcirlo, ok? Allora, possiamo bagnarla oppure no, ma se appunto è un pan di Spagna molto morbido non c'è bisogno di farlo. Come facciamo la nostra crema? Visto che vogliamo simulare che il gusto sia quello del Cappuccino. cappuccino, quindi del latte e del caffè, dobbiamo ovviamente montare la nostra bella panna, che è quella che ci dà il sapore simile a quello del latte. Ok, quindi panna montata e poi andremo ad aggiungere il caffè. Ora, visto che il caffè ha un sapore molto forte, dobbiamo un po' stemperarlo. Quindi, che io ho fatto? Nella panna ho aggiunto praticamente del cioccolato bianco sciolto, cioè ho comprato una tavolettina di cioccolato bianco, semplicissima, che trovi in una tabaccheria, al Sì. supermercato. L'ho sciolta sul fuoco, nel microonde, come volete, sul fuoco, se lo fate a bagnomaria. Cioè con una scodellina d'acqua sotto e un'altra pentolina dentro nel microonde, invece fate solo attenzione a non bruciarla. Una volta che si è fatta liquida, si è raffreddata, va messa all'interno della nostra panna in modo che diciamo prendesse un gusto più dolce Perfetto. ancora, che la panna neutra sa di latte, però è un po' troppo poco zuccherina, quindi ho aggiunto il cioccolato bianco e ora sono pronta ad aggiungerci il caffè, così non avrà un sapore che sembra tipo il tiramisù, ma Esatto. sembrerà un po' la coppa del nonno, è Buona, presente? sì, Che buonissima. appunto, oppure quella che insomma la panna che prendi anche diciamo in caffetteria, che è molto dolce. Ora, il mio consiglio ed è molto importante è che voi non usiate il caffè praticamente, il caffè liquido, quello della macchinetta, E quindi ok? cosa Perché è dobbiamo troppo liquido utilizzare? e ti smonta la panna. Quindi cosa dobbiamo utilizzare? Il caffè solubile, Caffè ok? solubile, Quello è quindi che è il Nescafè il Nescafè. praticamente, quello che trovi in quei chicchini che a te con a contatto con un liquido si sciolgono. Allora che fate? Prendete un po' di latte. O di panna liquida, meglio ancora se è panna liquida, con la stessa che avete usato per montare, però senza diciamo montarla, la riscaldate nel microonde. Quando fa, diciamo, arriva a bollore, ci mettete il Nescafè o il caffè solubile all'interno e ottenete questa, vedi, questa cremina praticamente che
è più densa del caffè, sembra quasi uno sciroppo. Sì. Ok, e quindi siamo pronti a metterla nella nostra panna. Anche questa deve raffreddare? Sì, anche questa. Tutto quello che noi facciamo e che rendiamo da solito al liquido, dobbiamo aspettare un po' di pazienza, perché se mettiamo le cose bollenti all'interno dei nostri ingredienti facciamo un pastrocchio. Quindi tempo di, insomma, di raffreddamento del prodotto e poi la uniamo il prodotto. Noi lavoriamo sempre a temperatura ambiente. Se vedi, guarda, la nostra panna è soffice, soffice, soffice. E sembra, vedi, sempre una meringa ed è anche bella porpora. Perché ci abbiamo messo il cioccolato dentro. Ora io un po' me ne metto da parte in questo bicchiere, perché poi ti spiego dopo che cosa la cosa serve. Ok, la mettiamo un pochettino da parte, giusto una cucchiaiata. Bene. E la mettiamo qui perché ci serve per la decorazione. In questa qui invece aggiungiamo il nostro caffè solubile sciolto in panna liquida. Bene, voilà. Andiamo avanti. Sembra quasi cioccolato, questa vero? Questa mug cake, sì, non è cioccolato, l'abbiamo detto, in realtà è caffè solubile unito a della panna fresca. In realtà, per chi rimane un po' sempre bimbo e magari dice non è amante del caffè, è un po' difficile che a Napoli non ci siano gli amanti del caffè. Sì, anche i bambini prendono il caffè oramai piccoli piccoli, lo assaggiano volentieri. Però per chi non è amante del caffè si può sostituire ovviamente il cioccolato e quindi ottenere una torta tipo tazzone di Nesquik. Anche buona come idea. E anzi addirittura in questo caso, scusami, prendiamo sempre la cioccolata solubile, puoi mettere la Nutella, la cioccolata solubile all'interno del latte, tipo il cacao in polvere, cacao puoi in fare polvere. Quello che vuoi, dipende quanto, poi addirittura sarebbe proprio Nesquik. Però l'importante è avere sempre questa panna liquida, altrimenti non hai qualcosa in cui scioglierla, quindi fai una cosa un po' più per quindi abbiamo dato anche le varianti, le alternative da utilizzare qualora vi fosse chi non desidera il caffè. Potete mettere all'interno anche dei cerealini tipo il riso soffiato. Sì, mi piace. Quindi ottieni l'effetto della tazza con il riso soffiato dentro, con i cereali, no? Quella che si mangia la mattina. Ma sì, mi sta venendo in mente anche che cosa, Dalila, l'orzo. Sì, anche. Che io adoro, eh? Io adoro, tipo l'orzo bimbo, te lo ricordi? L'orzo bimbo, sì, proprio quell'orzo bimbo lì magari potrebbe essere con me tra cioccolato e caffè. Sì. Ma ecco, tutto quello che vuoi poi in realtà, perché praticamente tu la colazione la fai a seconda dei tuoi gusti. Guarda com'è bello, è venuto un bellissimo colore. Non ed so se lo senti, ma si sente l'odore di caffè. Sì, si sente tantissimo l'odore di caffè. E sembra proprio il colore della coppa del nonno. Anche. Ok, va bene. Quindi questo è un dolce risveglio, pubblico di mattina. Sì, e quindi vi stiamo risvegliando con la nostra dolcezza, la dolcezza di Dalila Duello, nella preparazione di questa mug cake, dove appunto il contenitore diventa anche protagonista, insomma, di questa di questa piccola dolcezza che questa mattina si è preparata in diretta per il pubblico di mattina. Ok, quindi primo strato, una cucchiaiata di farcitura e poi un dischetto sopra. Continuiamo, secondo strato, un'altra cucchiaiata. La base è un pan di Spagna semplice, ma potrebbe essere anche un cake, una torta margherita, qualche torta al cacao? Sì, sì, sì. Io non consiglio tanto il cacao perché copre un po' il gusto del caffè, però poi dipende, diciamo, da che gusto la fai. Quindi fondamentalmente è una cosa, a me piace più con la vaniglia, perché più neutra si sente meglio la farcitura. E l'ultimo strato sopra, facilissima, ottori questa piccola torre, ok? Bene. Va bene. Ora, giusto perché sennò poi la pasta di zucchero non mi si attacca attorno, io con una spatolina, vedi? Sì. Ok, faccio una spalmatina tutto attorno. Non deve essere bello, deve sembrare più quando stucchi casa praticamente. Esatto, perché ovviamente questa è una finalità. Sì. Facciamo questo perché dopo, successivamente, c'è ancora un altro step, ovvero l'utilizzo della pasta di zucchero che comunque deve decorare ancora questo dolce risveglio in totale dolcezza. Se non avete una spatolina potete usare un coltello con la lama liscia, sì. Ok? Non quella aggregata perché vi fa tutti dei segni, coltello con la lama liscia di quelli diciamo grandi e potete fare questo effetto diciamo che vi utilizza come se fosse una spatola, vi ripeto non vi dovete applicare molto, è più che altro un collante, va bene? E qui abbiamo la nostra base. Non utilizziamo il collante in cima? No, perché in cima ci andremo a mettere quella famosa panna che io mi ho messa da parte. Ok, va bene, quindi avete visto dove dovete utilizzare insomma questa panna? Ci fate una chiusura, la chiamo io, al nostro cilindro, vedi già la grandezza di una tazza. Sì. Ok, ora andiamo con la pasta di zucchero. Questo è facile perché essendo la tazza bianca siete liberi di farla di che colore volete voi. Magari la tazza è rossa perché rosso indica l'amore, magari la tazza è gialla perché si vive un momento di gelosia, magari la tazza è nera perché si vive un momento di inquietudine, ci si sveglia storti e quindi la tazza è nera, magari è celeste perché vuole annunciare la nascita di un bambino, magari non ho anche capitato, mi ci hanno fatto mettere il
ciucciottino sopra. Sì, questa è un'idea, potrebbe essere, ecco, per le giovani mamme. Una colazione con sorpresa. Con sorpresa. Una grande sorpresa. E lei dici, sorpresa! No, sono idee carinissime. Io la faccio bianca perché la classica tazza di porcellana è bianca, ma anche perché, essendo la tazza tutta bianca, poi spesso ci chiedono di personalizzarla con una frase, un cuoricino, una fotografia che noi stampiamo, ad esempio. Sulla tazza, per attenzione. Su Ostia commestibile, no? Sì. E quindi la tazza diventa personalizzata e porta anche un messaggio, oltre che un dolce risveglio, come si suol dire. Però in questo caso la faremo neutra. Allora, io... Ovviamente spazio anche ai maschietti, non è che questo è una, insomma, non è che è qualcosa che devono preparare solo le femminucce. Allora, è un'idea anche facile, per i maschietti, dai, ed è facile da preparare. Okay. Anche perché spesso e volentieri i maschietti sono più bravi anche a preparare dolci. Sì, ultimamente e quindi, mi sono imbattuta in veri talenti maschili. Di cucina. Sì, di cucina. Allora, la pasta di zucchero dobbiamo stenderla, quindi con un po' di pazienza, facendo ballare un po' il nostro tavolo. Ok, dobbiamo cercare di ottenere una fascia, diciamo, sottile, secca e lunga, più che altro, cioè sottile e lunga, cioè voglio una fascia, non voglio una pizza. Di solito quando noi astendiamo per le torte, ti ricordi, facciamo un disco, invece in questo caso cerco di allungarla il più possibile perché deve girare attorno al cilindro, sì, attorno al cilindro, ok, quindi... La sollevo spesso, vedi, quando la stendo, perché la pasta di zucchero è un po' antipaticuccia e tende... Ha bisogno del calore delle mani. Sì, per, e poi tende ad attaccarsi al piano da lavoro. Come possiamo fare per evitare che si attacchi al piano da lavoro? Allora, utilizziamo o dello zucchero a velo, come si usa quando fai la pasta frolla, diciamo che spandi sul piano da lavoro, o dell'amido. Amido di mais, per non farla attaccare. Ora io ho un piano di legno come questo che si presta abbastanza bene, quindi non incorro in queste forti difficoltà. Però che voi usiate l'amido o lo zucchero per aiutarvi, dovete comunque sollevare sempre la pasta di zucchero dal piano da lavoro, perché altrimenti ci si appiccica sopra e poi quando si attacca si rompe e non potete utilizzarla. Allora, ad occhio, prendete, ad occhio prendete una misura che dovremmo farcela più o meno, vedi? Sì. È di parecchio più grande. Ora io tendo a prendere anche un'altezza, ok, che è più o meno così, e cerco di fare una striscia dritta. Ovviamente quanto più dritta possibile, andate ad occhio, altrimenti vi aiutate, sì, spostiamo andiamo così, facciamo vedere. Ok, vado proprio così ad occhio, come se stessi facendo la pasta rotta in casa. Ok. Questo forse è un lavoro un po' più difficile. Ma guarda, basta prendere un righello di quelli della scuola, vi misurate quanto è alta la tazza e vi fate l'altezza praticamente della tazza. Vabbè, sicuramente c'è l'occhio che aiuta, insomma. No, io vado con una mano un po' più ferma da chirurgo perché ormai è l'abitudine, però mi rendo conto che magari con un righello è molto più semplice, vi aiutate, ma anche semplicemente accostando, prendendo la misura come fa la sarta, dici no, è troppo alto, facciamo vedere. Oh, fai vedere, facciamo vedere. Ecco. È troppo alto. E allora, quindi dobbiamo attimino ridurre. Un altro pochettino, bene, capito? Però stai tagliando nel lato in lunghezza. Sì, sì, sì. La sì, parte più, sì, più lunga. Ok. E poi ora mi serve invece la circonferenza, il girovita della nostra tortina, che appoggiando riesco a prendere, guarda. Facciamo vedere. Mi faccio il segno con le mani, vedi? Quando arrivo al punto così, faccio con l'unghia un segno, in modo che quando lo stacco so più o meno qual è il punto, ok? Sembra sì di fare la pasta. È facilissimo per preparare questa mug cake, un'idea, potrebbe essere un dolce risveglio, ma anche un momento per, ecco, dedicare una frase, un pensiero alla persona, insomma, a cui teniamo. Ci in siamo, quel momento. Guarda, guarda, mettendo, vedi, sto avvolgendo la nostra tazzolella di caffè. Ok, la devo semplicemente appoggiare, chiudendola, rimane qua rigida e sembra proprio... Perché non si vede più la tortina che non è si vede più la tortina, è vero? Infatti, volutamente ho lasciato il bordo, guarda, un pochettino più alto. Già, vedi? Ecco, prende la forma della tipica tazza americana. Sì. Ok, ora dobbiamo mettere, non c'è tazza che si rispetti, senza il manico. Esatto, come si fa il manico? Allora, prendiamo la pasta di zucchero che è avanzata nella maniera più semplice del mondo. Dobbiamo pulire un po' qua che c'è, sì, un po' di caffè. Però dopo mi devi dire anche una cosa, perché in realtà abbiamo aderito i due lembi. Sì. Com'è che poi... Io li ho semplicemente appoggiati, sono sincera, perché comunque manipolando la pasta di zucchero, mi passeresti un po' di carta, così ci puliamo. Sì. Manipolando la pasta di zucchero diventa appiccicosa per via del fatto che il calore delle mani la rende modellabile. Quindi ho semplicemente chiuso due lembi. Ma se voi avete paura che si apra, prendete un goccino d'acqua,
spennellate nel punto in cui volete congiungere i due lembi della pasta, sì, di zucchero. Vedete che dopo 2 minuti l'acqua è, diciamo, è resa collante e appunto attaccato. E quindi non c'è pericolo, insomma, che si stacchino le due estremità. Ma poi abbiamo messo quella crema attorno, quindi è appiccicata sulla torta e non si muoverà. Bene, bene. Per il manico, la pallina di pasta di zucchero, facciamo come si fanno gli gnocchi, eh? Ci facciamo un bel torciglione. Chi è che non fa gli gnocchi? La mia nonna li faceva sempre. Facciamo un bel torciglione. Ok. Doppio doppio? Sì, lo facciamo doppio perché il manico del mug è doppio. Bello doppio, sì. Anche perché la tazza è pesante e quindi deve sorreggere il peso. Non che noi dobbiamo alzarla, però insomma. Deve rendere l'idea, sì, insomma, che e prendiamo anche qui ad occhio. Ok, prendiamo ad occhio, vedi un po' l'altezza. Noi andiamo a mettere il manico proprio dove c'è la parte più brutta della tazza, quella appunto dove c'è il taglio, la giuntura, in modo che l'andiamo anche un po', vedi, a coprire. Ok? Sì. Ora noi il manico lo pieghiamo come una C. Lo pieghiamo semplicemente, diamo la forma di una C. Ok? Poi lo tagliamo nei punti in cui vogliamo appoggiarlo. Ta e ta. Dobbiamo ottenere proprio, ecco, vedi? Il manico. È proprio un manico? Sì. Quindi facciamo semplicemente così. Come in questo caso però ti devi utilizzare, penso, un po' di acqua per io ti ripeto, non lo faccio perché ho le mani di fuoco. Quindi riesco ad appiccicarle tranquillamente. Consiglio a casa di non andare alla cieca. Sì, diciamo che le mani di fuoco vuol dire che in realtà che sono molto, esatto, calde. Quindi ovviamente il calore, sì, il calore fa appiccicare lo zucchero. Però voi non andate più sul sicuro e così. Bella, allora già proprio sembra proprio una tazzina. Sì, sì, ok, ora per completare il tutto metteremo qui la panna che ci siamo lasciati prima da parte e che deve simulare, sai cosa? La schiumetta del cappuccino sopra. Sì, perché quella che, piace tanto, sì, quando dici schiumato, tanta, sì, schiuma, sì, ti piace? Tanta schiuma. Che, quindi, che insomma è il baffetto, no? Che poi alla fine sarà panna e cioccolato, esatto, bianco, quindi sarà anche molto buona. Sfocchi magari un po', brava, la puntina del naso. Così poi si nasconde totalmente la torta sotto e non sembrerà affatto una torta, ma sembrerà, guarda, proprio un cappuccino con la schiuma. E per farlo sembrare ancora più un cappuccino, ma che idea originale qui a Mattina 9 con questa mug cake. Ok, la mettiamo su un bel vassoietto, sì, proprio una tazza di quelle da colazione. Ci mettiamo un po' di chicchi di caffè, quelli buoni che qui a Napoli abbiamo, no? Di cioccolato. Ce lo mettiamo anche sopra la tazza e ultima come se stessimo al bar, una spolverata di cacao. Ok, anche un po' sul piatto, com'è carino. E magari poi ci scriviamo una scritta. Sì, poi ci mettiamo auguri, amore, così, e sembra proprio, guarda, una tazza. E intanto si mangia, però. E intanto si mangia. Col cucchiaino, magari mettiamo anche, sì, il cucchiaino. Il cucchiaino, che carino. Sì, e poi si mangia, anzi, tra le altre cose, sì, si può mangiare scavando dentro. Quindi, sì, come se fosse veramente una tazza. Questo è un contenitore, sì, ovviamente. Quindi un contenitore. Con il cucchiaino si scava e si e mangia. Si mangia, tutta la si gusta e si festeggia insieme. Qualsiasi cosa essa sia, si festeggia insieme alle persone. Dolce risveglio. Un dolce risveglio. Grazie a Dalila Duello, che capilla e la sua, insomma, la sua, sì, pagina Facebook. E se non la volete fare la colazione, la venite a prendere da noi. Esatto. Grazie, Dalila. Noi ci ritroviamo ancora la settimana prossima, sì, per un'altra dolcezza, magari un altro dolce risveglio. Intanto ancora tanti argomenti qui a Mattina 9, breve interruzione pubblicitaria e poi ancora qui. Grazie Dalila, pubblicità. Restate con noi.